Già suona, però non è acceso lì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo questo momento di preghiera, recitiamo già fino adesso la preghiera del Padre Nostro, che trovate direi nel retro, nella terza pagina della traccia, e poi possiamo sedere per il primo momento di meditazione di questa sera. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, possiamo sedere. Questa sera cerchiamo di meditare sulla seconda domanda che per molti in realtà è la domanda centrale del Padre Nostro, anche se non occupa la posizione centrale nella preghiera, perché è la richiesta più importante, è quella decisiva, quella fondamentale, attorno alle quali, come dei satelliti, ruotano le altre sei domande. Quella che abbiamo già meditato circa un mese fa, sul sia santificato il tuo nome, poi quelle che ci aspettano a Dio piacendo nei prossimi mesi. Prima vorrei introdurre in maniera un po' scherzosa, però, perché anche oggi in omelia, visto che anche ovviamente per i problemi legati a questa pandemia, nelle chiese normalmente non si può tenere acceso il riscaldamento quando c'è la gente dentro. E questo ovviamente forse non è il problema maggiore che abbiamo oggi, quindi mi sembra che nessuno si sia mai lamentato fino adesso. Non era così gli altri anni. Ma tutti ci accorgiamo che è diventato un problema secondario questo. Allora, perché questa cosa? Vi dico questa frase. La Chiesa e i cristiani dovrebbero essere un termostato, mentre molto spesso sono solo un termometro. Mi ha colpito subito, è una frase un po' stravagante, se vogliamo, io l'ho trovata in una maniera del tutto casuale. Quando, una decina di giorni fa, nel momento sempre meno adatto, cioè il venerdì pomeriggio, va in blocco la caldaia di casa.
Allora, non ho il libretto delle istruzioni cartaceo, ma per fortuna esiste internet, comincio a cercarlo e lo trovo. Poi il problema in realtà ha richiesto l'intervento di un tecnico, quindi fino a lunedì non era possibile risolvere. Mentre cercavo il libretto di istruzioni, ho trovato un link stranissimo che diceva termostato Martin Luther King. Ma chissà che accostamento c'è tra queste due realtà, no? Allora sono andato a cliccare e ho trovato la frase che vi ho detto. La chiesa dovrebbe essere un termostato, invece molto spesso è solo un termometro. In questo senso, ecco che allora anche la preghiera che stiamo facendo dovrebbe farci un po' passare dalla condizione di termometri a quella di termostati. Il termometro si limita a misurare la temperatura esterna, ma quando l'ha fatto, diciamo così, anche passivamente, dopo ha finito la sua funzione. Quindi non interagisce, non cambia e non viene neanche cioè si viene cambiato dalla temperatura esterna perché lui cambia. Ma quello che sarebbe importante è che lui influisse sul contesto, cioè sulla realtà esterna. Mentre il termostato è contrario, che lui rileva la temperatura e proprio per questo fa partire il riscaldamento. E quindi influisce sulla realtà esterna e la cambia. Allora mi sono detto, ma chiaramente Martin Luther King e anche Giovanni Battista, il protagonista del Vangelo di oggi, sono stati dei termostati, perché altrimenti non sarebbero mai morti come sono morti. A Giovanni mai avrebbero tagliato la testa se si fosse comportato da termometro, cioè, diciamo, evitando e prevedendo ed evitando qualsiasi tipo di rischio, stando sul sicuro, dove si tocca, non quando ci si inoltra, e allora ecco che non si tocca più, no? Nel mare, bisogna sapere anche accettare una certa precarietà, incertezza, eppure Martin Luther King, come sappiamo, e poi tanti altri. Quindi penso che se noi riusciamo anche a entrare dentro questo passaggio, questa trasformazione, sia molto importante perché sapete, molti dei problemi che noi abbiamo oggi come cristiani, come chiesa, è proprio de determinati, sono determinati dal fatto che siamo solo termometri. Cioè che non siamo più una presenza significativa che cambia il mondo attorno a noi. È già bene se noi non cambiamo attorno nel mondo. Oggi è già molto quello. Ma è come, no, quel sale che Gesù dice quando non ha sapore, cioè quando non entra, no, e trasforma il gusto, non serve a niente. È assolutamente inutile. E così se noi ci limitiamo a essere termometri, ma non serve a niente. Ecco, Cristo non ci ha mandato per questo, ci ha mandato per essere termostati. Ecco, detto questo, il tema è la seconda domanda, venga il tuo regno. Una domanda molto bella, anche complessa. Per quello io vi ho dato un foglio che l'ho aggiunto alla traccia, che non leggerò stasera perché è abbastanza lungo, che è la nota della Bibbia di Gerusalemme al passo di Matteo 4,17, in cui in una pagina, quindi è una nota molto corposa, in qualche modo si riassume tutto il messaggio dei Vangeli sul regno di Dio. Ci vorrebbe una forse 20-30 ore per trattarla tutta. Quindi chiaramente non si fa stasera, però vi chiederei di portarla a casa e di portarla soprattutto tutti i giorni con voi e di provare a prendere pezzo per pezzo e a pensarci, ad approfondire. Parto da questo detto di Gesù, cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. La prima citazione, Luca 12, 31, 32, in cui si vede che il regno di Dio è la realtà del piuttosto, o potremmo anche dire è la realtà dell'innanzitutto, è la realtà del prima, ma un prima che non ammette concorrenze. Ricordate Luca sempre che racconta quei tre quadretti, di vocazione. Quando dice a un certo punto, seguimi, sì, ti seguirò, però lascia che io prima vada a seppellire mio padre e mia madre, oppure lascia che io prima mi congedi dai miei familiari.
Allora, anche qui non dobbiamo diventare fondamentalisti e leggere esattamente alla lettera quel brano. Perché forse una delle realtà che più abbiamo sofferto nei mesi scorsi, soprattutto nel primo lockdown, è stato quello di non poter andare a seppellire i nostri cari o di poterci andare in una misura limitatissima come presenza fisica. E questo è un atteggiamento prima di tutto umano e poi tanto più lo è cristiano. Quindi non, Gesù non vuol dire i tuoi genitori sono come morti, non ti devono interessare più. Ma è quel prima che non va bene. Non va bene perché nella scala dei valori del discepolo il prima è solo del regno. Non è una realtà tra le altre. Non è neanche la più importante realtà. È una realtà fuori dalla categoria. Sta a sé, come un assoluto. E dentro questa, diciamo, certezza di fede, dopo ci può stare tutto dentro. Però senza dimenticare che l'innanzitutto è del regno e non è delle nostre realtà terrene, anche di quelle che ci sono più care. Quindi non c'è competizione, perché quando si sono due categorie differenti è come paragonare la famosa frase se è più veloce il treno è più dolce la cioccolata. Non c'è una risposta perché non ha senso il paragone. E anche in questo caso non dobbiamo mettere in competizione le nostre realtà con le realtà del regno. Una volta che abbiamo capito che viene prima il regno, dopo ci può stare tutto della nostra vita. Ovviamente le cose buone, si intende, ma è chiaro. Allora che cos'è il regno? Che cos'è il primo passo? Che cos'è il regno? La prima, diciamo, omelia che fa Gesù nel Vangelo di Marco, 1:14-15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto». Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Allora qui, dopo che Marco ha raccontato il ministero di Giovanni Battista, ricordate domenica scorsa, il Vangelo di domenica scorsa, il battesimo di Gesù e le tentazioni nel deserto, ecco che suona la campanella, cioè Giovanni viene consegnato. E questo per Gesù è il segno che adesso inizia la sua ora. È proprio chiaro. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò, si muove lui, e annuncia il Vangelo di Dio. E questo annuncio, per usare un'immagine, è costruito come a piramide. Ci sono due versanti, quello di Dio e quello dell'uomo. Il versante di Dio è la prima parte. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Qui l'uomo non deve fare nulla. Deve sapere attendere, accogliere e ricevere. Il tempo è compiuto è rimasta purtroppo una traduzione non precisissima. Direi così, il tempo ha raggiunto la sua pienezza. Molto più preciso. Come quando Paolo ai Galati scrive «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio». Anche qui Gesù che viene e dice «Il tempo ha raggiunto la pienezza, il regno di Dio è vicino». Anche qui è vicino, bisogna intenderlo bene, perché per noi una realtà che è vicina non è ancora esattamente presente. Si sta facendo presente, ma deve ancora arrivare, no? Qui invece possiamo dire così, il regno di Dio si è fatto vicino. Si è fatto vicino, quindi il tempo è pieno e non bisogna più aspettare che cosa. Se il tempo è pieno vuol dire che bisogna darsi da fare più che aspettare. Bisogna vegliare, dice Gesù. Ma vegliare vuol dire aspettare? Sì, vuol dire aspettare, ma non vuol dire aspettare che avvenga quello che è già avvenuto, per cui mi devo dare da fare. E poi c'è la seconda parte della piramide, quella dell'uomo. Convertitevi e credete al Vangelo.
Io qui propongo questa comprensione. Convertitevi, cioè, credete al Vangelo. Anzi, credete nel Vangelo, oppure sul Vangelo. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la conversione non è il passaggio graduale della nostra vita dal bene, dal male verso il bene. Ma la conversione è specificata dalla seconda parte, vuol dire credere nel Vangelo. E quindi è la vera conversione molto più profonda, è cambiare testa. Il criterio di vita è il Vangelo. Io devo abbandonare i criteri di vita che sono sostanzialmente ruotano attorno a me e devo vivere con i criteri del Vangelo. Questa è la conversione. E questo significa che la mia vita è fondata sul Vangelo. Non è solo un credere al Vangelo, ma è credere rimanendo stabili, fondati sul Vangelo. Io poggio i piedi sul Vangelo. Il fondamento è il Vangelo. Poi l'altro testo, il regno di Dio come un uomo che getta il seme sulla terra, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla farce, perché è venuta la mietitura. E qui abbiamo l'aspetto misterioso del regno di Dio. Intanto Gesù non dà mai una definizione. Noi siamo abituati, per la nostra mentalità occidentale, molto fondata sulla ragione, alle definizioni per capire che cos'è una realtà. La realtà orientale è molto più, usa molto di più i simboli, le parabole, le metafore, le allusioni. Sembra meno precisa così, ma in realtà è più completa. Il simbolo è molto più completo della definizione e mette in moto degli altri canali di conoscenza che non è solo la testa, è più comprensivo, è più totale. Ecco che Gesù dice il regno di Dio è come un uomo che, ed è tutto quello che viene raccontato in queste poche righe, per cui non dobbiamo ricavare una definizione precisa, adesso abbiamo capito, eh? Così dopo la ficchiamo nel vocabolario e tac. No, è una realtà complessa e che va accettata nella sua complessità, nel mistero del fatto che quando quel seme è stato gettato, a un certo punto non è più disponibile alla nostra azione, va da solo. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. E questo è il mistero molto spesso, noi ce ne accorgiamo magari dopo anche degli anni a volte, no? Che quando viene seminata seriamente una parola di Vangelo, dopo questa fa il suo corso nella vita della persona, non è più, diciamo, mio compito diretto, anzi, non dipende da me innanzitutto che quella parola metta le radici. Dipende da me che la semini, questo sì, e se no non arriva niente. Ma poi la parola fa il suo corso, perché c'è la potenza interna, no? Come il seme ha, come questa potenza interna, che poi alla fine germoglia. Anche la parola di Dio è dotata di questa potenza interna che si sprigiona, si apre. I tempi non sappiamo noi questo, però è una cosa molto vera. Più velocemente, in questo primo momento, vediamo anche che cos'è il regno di Dio per Paolo. In Romani 14:17, il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ecco che qui può sembrare più una definizione, ma Paolo ci sta dicendo che le realtà determinanti della nostra vita sono realtà fondamentalmente immateriali, ma non sono per questo realtà non concrete, sono concretissime, perché la giustizia, la pace e la gioia sono realtà concretissime, però immateriali, non sono come un bicchiere di vino o un piatto di tagliatelle, cibo o bevanda.
noi non dobbiamo trattare di queste cose, con il regno di Dio, ma di queste realtà grandi, profonde. Oppure ai Galati elenca il frutto dello Spirito sfaccettandolo, no? In tante iridescenze, in tanti colori, potremmo dire. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Questi sono gli atteggiamenti di chi sta lavorando perché il regno di Dio venga. Viene con questi atteggiamenti. Questo pone delle domande, no? Perché non ha nulla a che fare con l'idea di regno che c'era già prima di Gesù, i grandi regni antichi, babilonesi, assiri, persiani, eccetera, e anche con i regni che vengono dopo. Non ha proprio nulla a che fare, non è una realtà geografica o politica, è una realtà eminentemente spirituale. E quindi può apparire anche molto nascosta, però molto presente. E infine Paolo dice: verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto allora non già delle parole di quelli gonfi di orgoglio, che sono quelli che vogliono impedire la sua evangelizzazione, ma di ciò che veramente sanno fare, perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. Le parole di quelli che vogliono impedire il mio ministero a Corinto non sono nulla, perché il regno di Dio, la realtà di Dio, non è fatta di parole, ma è la potenza che attira, che affascina, non che costringe o che incatena, ma che a un certo punto uno si arrende perché rimane completamente conquistato. Ecco, facciamo un attimo di silenzio e possiamo riprendere questi passi. Avanti a te,
Spero che da casa chi ci segue questa volta senta meglio, così possa seguire anche con più soddisfazione questo momento di preghiera. E preciso una cosa perché forse non sono stato chiaro. Allora, è questa cosa qui. Quando vi dicevo appunto che a un certo momento il seme gettato cresce indipendentemente da noi, non voglio dire che il mio compito, ma anche adesso, finisce quando finisce questa lezione divina, io ho già fatto. Dopo arrangiatevi col Signore voi. Non è questo il senso, perché sennò dopo non ci capiamo. Allora cerco di farmi capire in questo modo. Con questa frase di Paolo, potete segnare se volete con la penna nella lettera ai Romani, al capitolo 10, i versetti 14 e 15. Paolo dice così, e sta descrivendo come avviene l'evangelizzazione. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Sapete che le lettere di Paolo non vanno lette come l'ho letta adesso a voi, in teoria. Cioè, sono lettere e quindi sono spedite per una comunità, in questo caso Roma, ma non è che ognuno se la legge per conto suo, come noi leggiamo la Bibbia di solito, e comunque anche in comunità abbiamo il nostro testo. Ma erano pensate per essere proclamate pubblicamente in assemblea. Quindi ci sono due criteri per leggere le lettere di Paolo, quello dell'essere una lettera e quello però dell'essere una lettera che si pronuncia come un discorso. Noi non abbiamo più questo, neanche le nostre email funzionano così. Quindi Paolo usa le tecniche del discorso per farsi capire, anche se non ci riesce sempre, è un po' difficile. E qui uso una tecnica particolare, che è la gradatio, cioè i gradini, no? Come faranno se, poi come faranno se, ancora come quattro volte. Se noi la percorriamo al contrario, questa tecnica, cominciamo dagli inviati, ecco che allora il ruolo fondamentale è l'invio. Perché se non c'è qualcuno che parte, non comincia il cammino e quindi non ci sono neanche gli altri passi. Allora, e questo è il senso, no? Cioè, è fondamentale quel passo lì e non è che si esaurisce in un momento solo, quello del buttare il seme o quello dell'essere inviati per annunciare la parola. Così penso che sia un po' più chiaro. Come viene il regno, vedete, ci sono molte meno cose da dire. In realtà non vuol dire che sia più semplice, però... Così, intanto questa prima citazione, Gesù è sempre molto in disputa con i farisei, anche se il messaggio di Gesù è molto più vicino ai farisei che a quello degli altri gruppi. E questo non deve stupire, perché succede proprio così. I seguaci di Gesù da una parte, i farisei dall'altra, sono due movimenti riformatori, non conservatori.
E in quanto riformatori, rispetto ai sadducei, che sono molto conservatori invece, si fanno anche battaglia tra di loro, perché uno deve prevalere sull'altro, no? Ma sono molto vicini. Sono molto vicini. Condividono molte più idee rispetto a quelle che Gesù condivideva con altri gruppi, come gli scribi, come appunto i sadducei, come gli zeloti, come gli esseni. Anche se nel Vangelo li vediamo sempre battagliare, in realtà c'è molta vicinanza, c'è un po' di concorrenza su questo. Allora gli chiedono, quando verrà il regno di Dio? Rispose, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà, eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Ah, ma allora è vicino, come abbiamo letto prima, o è in mezzo a noi? Ecco, qui dobbiamo capire appunto bene questa cosa. Il fatto che sia vicino non vuol dire che non ci sia il regno. Il regno, in maniera diciamo esplicita, diretta, si fa presente in Gesù. Quando Marco dice, dopo che Giovanni fu arrestato, venne Gesù, ecco, quello è il segno chiaro, inequivocabile, che il regno si fa presente. È lui. Prima di tutto è lui il regno, non è un apparato, una burocrazia, è proprio una persona vivente. Quindi il regno è anche dietro di noi, in Gesù, che è il punto anche fondamentale, perché se non c'è una realtà concreta di dietro, e tutto quello che leggiamo qui potrebbero essere delle bellissime storie con un bellissimo messaggio, ma poi ce ne potrebbero essere tanti altri. Ma c'è una realtà concreta. Ma questa realtà concreta non è solo nel passato, perché quando il regno di Dio è vicino, è interessante che Marco usa un modo verbale greco che in italiano non esiste, e quindi noi non abbiamo una realtà simile. Un tempo verbale, scusate, che indica un'azione che è avvenuta nel passato. E quindi io ho tradotto meglio, si è fatto vicino. Ma i suoi effetti continuano nel presente. Si è fatto vicino ed è ancora vicino. E questo è molto importante. Quindi c'è oggi. Anche se la realtà personale di Gesù è vissuta nel passato, su questa terra c'è oggi. L'effetto di quello che è avvenuto nel passato è qui, presente, oggi. Ma c'è anche una dimensione di attesa, perché non c'è ancora la pienezza del regno. Altrimenti quegli atteggiamenti che Paolo elenca ai Galati nella prima parte della seconda pagina sarebbero gli atteggiamenti dominanti nel mondo, nella storia, nella Chiesa. Ma sappiamo bene che non è così. Ci sono anche atteggiamenti opposti all'amore, alla gioia, alla pace, alla pazienza. Quindi non è finita. Dobbiamo fare in modo anche noi, con la nostra testimonianza, di far sì che il regno è vicino, nel senso che è già qui, ma dilatare la sua presenza, espandere la sua presenza, perché non è presente dappertutto nello stesso modo. E dobbiamo togliere le categorie appunto politiche, burocratiche, amministrative, istituzionali, e pensiamo che dove c'è una persona, dove c'è un gruppo di persone, dove c'è una famiglia, dove c'è una società che cerca di organizzarsi secondo questi criteri, lì il regno c'è. Ma non attira l'attenzione. Infatti, questo è comprovato anche oggi, dove avremo tutti i mezzi possibili per attirare l'attenzione, eh? Basta una notizia che sfugge, come quella del commissario Arcuri che ha detto che cominciano a metà febbraio i vaccini e poi si vede che mentre l'ha detto si è reso conto, loro ha detto scusate, ma io sottopongono al microscopio le mie parole. Ho detto penso la metà di febbraio, ma è la metà di gennaio, volevo dire. E quindi vedete quanto si fa presto, no? A attirare l'attenzione. È già esplosa la notizia. Un errore che pochi anni fa, senza i mezzi che abbiamo, passerebbe. Sarebbe passato tranquillo, no?
E quindi noi non dobbiamo andarlo a cercare nei mezzi di comunicazione, nelle notizie esplosive, in tutto quello che fa parte del nostro modo di comunicare, ma nelle realtà più semplici. Il come è questo. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Poi, ed ecco, due uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Infine, mentre tutti erano sbalorditi per tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli, mettetevi bene in mente queste parole. Ah, qui cambia tono Gesù, proviamo a immaginare come lo dice questo. Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Ma essi non comprendevano questa frase, per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso, avevano paura a rivolgere domande su tale argomento. Il come è la via della croce. E il come del regno è questo. Il regno viene attraverso tutto ciò che ha a che fare con la via della croce, che non è innanzitutto la dimensione più evidente della sofferenza, ma è la dimensione profonda della donazione, dell'amore, del consegnare la propria vita, del non trattenere per sé, ma del donare. E noi siamo abituati anche nei film a vedere sottolineata molto la dimensione della sofferenza nella passione di Gesù, ma non è quella che salva. La sofferenza di per sé è senza senso. E anche quando diciamo che nel crocifisso troviamo un senso, lo possiamo dire in questo senso qui, diciamo, Scusate il raddoppiamento di parole. Non è che il crocifisso dà un senso alla sofferenza, quanto il crocifisso forse ci fa vedere qual è l'unico modo, no, che Gesù propone ai suoi discepoli come senso. Non è una risposta, ma è un farsi vicino, è una condivisione. E non lasciare solo l'uomo, quindi all'incarnazione, che si compie anche in quell'atto estremo del dono della vita, in quel modo lì. Il perché rimane, ma forse viene eliminata l'aspetto, uno degli aspetti più brucianti che viviamo anche oggi, in maniera molto più potenziata, quello della solitudine, della sofferenza. Il Signore ci dice questo, no? Come si risponde alla sofferenza? Non con dei teoremi, non con dei discorsi teologici, anche se la teologia è nata proprio così, È nata come teodicea, cioè come tentativo di difendere Dio di fronte allo scandalo della sofferenza. Ma si sta accanto, si impara a stare accanto. Questa è la via del regno, è la via dell'amore, quindi, della condivisione. Il mondo verrà salvato dalla bellezza, no? Diceva nell'Idiota, mi sembra, il romanzo di Dostoevskij. Allora, ma sì, ma quale bellezza però? Perché la bellezza è generico, no? Come termine, potremmo dire che ognuno ha il suo criterio per definire la bellezza. E la bellezza che ci propone il Vangelo, e io penso che sia vero quello che dice Dostoevskij, verrà salvato dalla bellezza, è quella dell'amore che condivide il dolore. Quella è la bellezza, più alta, più grande, insuperabile. Allora, prima di questa seconda risonanza di silenzio, vi faccio questo raccontino che spiega ancora meglio, forse, questo punto decisivo, direi, sul regno. Sono quasi 20 anni, no, un po' meno. Quando a Bologna, no, frequentavo, ero seminarista e frequentavo i corsi di teologia, il corso di cristologia, quell'anno lì ce lo fece Don Elio Castellucci. Allora, verso la fine del corso, raccontò un episodio che era capitato a lui quando negli anni Ottanta studiava teologia a Roma. E raccontò
questo episodio perché disse: questo nei libri non lo trovate scritto, ma questo non ci può stare nei libri. Questo sta nell'esperienza, che si accorda benissimo anche con quello che è nel libro, però va oltre. Non è una cosa che si può mettere per iscritto, nel senso di trovare per forza una logica razionale. E disse: adesso io vi racconto come è morto padre Maurizio Flick. Padre Maurizio Flick è stato uno dei professori a Roma di Donerio, insieme a padre Alfeghi. Uno era italiano, l'altro ungherese. Erano chiamati gemelli romani perché lavoravano sempre assieme, scrivevano assieme così. Pubblicano a inizio anni Ottanta un libro, che per fortuna si trova ancora, Il mistero della croce, e che subito ha un buon successo. Poi succede, dopo 2 anni mi sembra circa, che viene pubblicato il libro, che a padre Maurizio viene diagnosticato un tumore. E le cose vanno molto veloci, quindi, come succede a volte, no? E allora padre Zoltan, padre Alfeghi, lo segue veramente come un fratello, facendogli tutti i servizi, anche quelli più umili. Non specifico, avete già capito cosa vuol dire, i servizi anche più umili. E Maurizio comincia, insomma, anche a essere un po' arrabbiato, così, a farsi le domande che ci facciamo noi. Cioè, ma perché è successo questa cosa? Perché capita a me? Ed era molto disturbato, no? Allora padre Zoltan, come prima cosa, cosa fa? Ma Maurizio, ma non ti ricordi? Abbiamo scritto il libro insieme, abbiamo parlato tanto della sofferenza, della croce di Cristo. E lui scuoteva la testa mentre l'altro gli diceva queste cose. A un certo punto padre Maurizio lo ferma e gli dice: senti, quello che c'è nel libro lo so anch'io, l'ho scritto anch'io. Però adesso l'unica cosa che conta è che tu sia qui con me. Questo non si trova scritto nei libri, questa cosa qui. Non basta solo quello, però se non c'è quello, non serve il resto, no? Quindi penso che questo stare accanto alla persona sia fondamentale, no? Come stile del regno, come viene il regno, con questo stile qui.
Rivolgo ancora qui a casa la traccia che qui le persone presenti ci sono, anche se voi non le vedete perché vedete solo me, però ci sono anche le persone. E la traccia verrà, penso, caricata in qualche modo anche sul sito e anche... Ah, ecco che la conferma. Se non volete far vedere, mettete la mascherina anche sugli occhi, non so, così non vi vedono. E sul sito e anche quel foglio che ho distribuito, che è un po' una specie di sintesi di riassunto. Allora, siamo arrivati alla fine, quelli che sono gli atteggiamenti che questa domanda del Padre Nostro ci suggerisce, gli atteggiamenti che sono poi anche la base su cui noi volemo fondare l'azione, cioè quello che è il nostro cammino di qui fino alla prossima lezione divina, fino al prossimo appuntamento di scuola della parola. Un primo atteggiamento, primo libro di Samuele 2:4. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. Questo è uno dei cantici femminili dell'Antico Testamento. Forse voi non avete quasi mai sentito parlare in questi termini, proprio cantici femminili dell'Antico Testamento. Io sto aprendo un libro che però purtroppo ha il difetto che è una tesi di dottorato, quindi... se non viene un po' resa in modo più divulgativo è un po' complessa, che si intitola così: Il mondo capovolto nei cantici femminili dell'Antico Testamento. Il mondo capovolto. Questa frase qui è il mondo capovolto. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. Questo è un atteggiamento fondamentale, se volete... anche dirompente, paradossale. Non è il buon senso di vivere solo rispettando gli altri, ma è molto di più. È capovolgere i valori, capovolgere innanzitutto dentro di noi, che è fondamentale. Qualcuno parla world upside down, il mondo sotto sopra. Questo è veramente, no, un atteggiamento fondamentale. Allora vi consiglierei di leggere da una parte le Beatitudini, non le ho riportate perché sono lunghe, però le trovate in Matteo 5, per capire che cosa vuol dire il mondo capovolto, il mondo sottosopra, e dall'altra parte il Magnificat, che in parte era riportato nel Salmo della Messa di oggi. Il Magnificat è esattamente il mondo sottosopra, capovolto. E poi magari vi chiedete, ma è vero, perché poi nel mondo non è che le cose vanno esattamente così. Ma appunto il discorso è anche questo, no? Che il regno è qui, è vicino, ma non è già finita la situazione che noi dobbiamo invece portare avanti e dilatare. Ma quello che viene detto da Maria è già accaduto e continua ad accadere, però bisogna guardare appunto con una prospettiva diversa. La seconda cosa, secondo atteggiamento, in tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse
vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora io, quando non sapevo che queste parole non ci sono nel Vangelo, le ho cercate e non le ho trovate, ovviamente. Quindi questo detto di Gesù ce lo riporta Luca negli Atti degli Apostoli, in bocca a San Paolo, però, che sta salutando gli anziani della chiesa di Efeso. Per partire gli dice che non ci vedremo più, e ricorda questa parola di Gesù: gli è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi l'atteggiamento del regno è il dono. È non custodire gelosamente la nostra vita. E dentro la nostra vita ci intendiamo tutto, eh? Non faccio tante specificazioni. Provate a pensare all'atteggiamento globale, eh? Se è un atteggiamento di trattenere, di difendere, di preservare, o se è invece un'apertura, un dono, una condivisione, una generosità. C'è una frase bella, la provo a dire anche in spagnolo, poi dopo qui almeno c'è Lucia che mi può correggere, ma forse anche altri, anche auguri intanto Lucia, o se ci sono altri, che è del poeta argentino Borges, che dice così: «El que da, no se priva de lo que da. Dare e recibir son lo mismo. Colui che dà non si priva di quello che dà, dare e ricevere sono la stessa cosa». È un paradosso,